superare attraverso la danza paure, limiti e costrizioni che ci affliggono in questo periodo storico così complicato. Mettere insieme la danza e l'arte contemporanea con movimenti naturali che riconnettono il corpo con le sue energie interiori. Questo è stato uno dei motivi del ritiro di danze orientali sul tema La magia del velo, organizzato dall'ASD Teri Al-Kubra e la Fondazione Antonio Presti Fiumara d'Arte presso le sale del Museo Albergo Adelie sul Mare, noto in tutto il mondo per le sue camere d'arte realizzate da prestigiosi artisti di fama internazionale. Per Sara Pappalardo, insegnante e performer di danze orientali e Bollywood apprezzata in Italia e all'estero, il ritiro di danze orientali, La magia del velo, è stato un tripudio di colore, un momento di esplorazione e di confronto per superare le paure del momento contingente. La scelta di danzare in questo luogo è stata adottata con la consapevolezza che il movimento sarebbe stato esaltato dal contesto, un percorso di lento respiro in cui potersi ritrovare e rinascere. L'ASD Teri Al-Kubra si occupa di divulgare la cultura dei popoli medio orientali del popolo indiano attraverso la danza e l'arte performativa in generale. Per l'associazione la danza non conosce limiti di età e di forma, non concepisce differenze di sorta e manifesta la voglia e il piacere di riscoprire la naturalezza del corpo in movimento. La danza è stata espressione artistica fin dai tempi più antichi, ha dichiarato l'artista e mecenate Antonio Presti. Da sempre il linguaggio del corpo rappresenta un modo di comunicare e condividere emozioni immediate e comprensibili a tutti. Con la magia del velo, i partecipanti che hanno seguito con disciplina la loro insegnante Sara Pappalardo sono stati protagonisti di un momento spirituale di confronto. L'abbraccio tra le persone, il senso di accoglienza, la condivisione di pensiero, di espressione di gesti e movimento hanno celebrato conoscenza e cultura. Attraverso questo ritiro i partecipanti si sono nutriti di bellezza, poesia e cultura, vivendo la danza e al tempo stesso la sacralità dell'arte e il sogno. In questo momento storico, vista la devastante situazione mondiale che stiamo vivendo, ha concluso Presti, l'unica cosa che dobbiamo fare è sognare una visione di futuro.